Madre Terra chiama. Animalismo e dintorni. Un programma condotto da Rosalba Rattero e Giancarlo Barbadoro. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Madre Terra chiama. Io sono Rosalba, qui e con io me Giancarlo. E abbiamo un ospite. Ciao. Ciao. Marco Petrillo, attivista di SOS Gaia e entomologo per passione, un ricercatore che ti piace ricercare nell'ambito degli insetti, no? Sì, in particolare gli insetti, gli aracnidi, quel mondo mi affascina. Infatti sei stato già con noi, hai parlato, ci hai dato tanti dati molto interessanti, ma stasera ci parlerai invece dell'animalismo in generale nella storia. Sì, nella storia diciamo dell'Europa e del pensiero di questo continente in tempi più o meno recenti, diciamo gli ultimi 2000 anni. Ah, bello! Abbiamo tutto il tempo del mondo, comunque. E allora, prima andiamo sempre con un brano, così poi entriamo nell'argomento. E sono i Yellow Wolf. Till it's gone.
Till it's gone. Oh, till it's gone. Oh, what can I do if I do till it's gone? Allora, bellissimo questo pezzo, Marco. Sì, molto bello. Da cosa cominciamo? In questi 2000 anni di storia dell'animalismo, da che parte cominciamo? 2000 Ma... anni, quindi Gesù Cristo, che tanto non è esistito, lo sanno tutti. No, io comincerei dal dire che appunto l'animalismo non è una scoperta o una moda recente, come invece secondo me molti credono. Non è un pensiero che si è rivelato solo negli ultimi 30-40 anni, anzi, è proprio una corrente filosofica che attraversa un po' tutta la storia del pensiero occidentale e non solo. Io adesso certo, magari delimitiamo un po'. Sì, però appunto è una corrente filosofica che si contrappone invece a quella magari materialista e cartesiana, meccanicista, eccetera, che viene da Aristotele a Cartesio, eccetera, mentre quella invece più animalista. Nel microfono, per favore. Ah, ok, sì. Sì, che si riallaccia alla scuola pitagorica, e poi quindi anche platonica, e segue tutto un percorso che si snoda in tutta la storia della filosofia. E una cosa che secondo me molti pensano erroneamente è quella che l'animalismo si contrapponga in un certo modo all'umanesimo, no? Quindi che chi ha una mentalità, chi dà attenzione rispetto agli animali, in qualche modo così facendo sminuisca invece gli esseri umani. In realtà è esattamente proprio l'opposto, perché poi si è visto nella storia che tutti quelli, anche i pensatori, ma anche credo anche negli individui, chi dà rispetto agli animali lo fa perché ha un'empatia dentro che poi si diffonde verso anche le altre persone. Assolutamente, diventa più sensibile anche agli altri esseri umani, non è il contrario, vero? Verissimo questo. Esatto. Infatti molti filosofi, ad esempio Kant, che non è famoso per essere un animalista, però nel suo pensiero diceva appunto che la sensibilità verso gli animali è un dovere dell'uomo, perché non avere empatia, sensibilità verso gli animali uccide una parte di empatia verso gli altri esseri umani. Verissimo. È un degradamento morale, verissimo, secondo Kant. Infatti in questo penso che tu, Giancarlo, che sei stato definito il teorico dell'ecospiritualità, penso che coincidano, questa forma mentis coincida anche con l'ecospiritualità. Sì, certo, è un'esperienza interiore armonica, non può fare altro che vedere quello che c'è all'esterno in maniera armonica, non può certo più fare l'errore di dire l'altro che è diverso da me, e quindi c'è anche un discorso di accoglimento del diverso, perché sia come razze ma anche come specie animali, tutta vita figli di questo pianeta, di madre terra, come siamo tutti figli noi, quindi siamo in linea perfettamente in un discorso del genere. Oltretutto anche filosofi recenti dicono che l'animalismo oltretutto non è un pensiero debole, è un pensiero molto forte, perché è rivoluzionario. Ma sì, parlando appunto dei tempi recenti, diciamo che la lotta animalista, il pensiero animalista nato intorno agli anni 70 ad Oxford, con il gruppo di Oxford di cui faceva parte anche Richard Rider, che poi certo, è quello che è venuto a... che il primo che ha coniato il termine specismo. Diciamo che è evidente come sia in realtà, almeno secondo me, ma non solo secondo me, una lotta di civiltà che rappresenta, diciamo, il gradino culturale di questo
periodo storico. Verissimo. Ci sono stati dei, in passato ci sono state delle battaglie sociali fondamentali per i diritti delle donne, per i diritti delle persone di un altro colore. È stata abolita la schiavitù. Esatto. Però, c'è stata una lotta per i diritti dei lavoratori. Anche. Certo. Pian piano gradini, piccoli gradini di evoluzione. Però oggi come oggi siamo davanti all'abominio più enorme, più grande che possa essere fatto nella storia dell'umanità. Potrebbe esserci di nuovo un altro gradino che è proprio, anche perché come dice Marco, in passato questo discorso dell'animalismo è stato portato avanti, ma forse penso in maniera macchia di leopardo, cioè in maniera, non, almeno per quanto ne posso sapere io, non in maniera tanto massificata. Oggi come oggi nel mondo occidentale evidentemente proprio a fronte della massificazione degli animali come prodotti di consumo hanno sollecitato l'attenzione a questo problema e c'è una rivolta contro questo abominio. Ma ce lo auguriamo tutti, perché io credo che in futuro non potrà, il futuro dovrà essere per forza diverso da adesso, da questo, perché anche l'ambiente stesso ne risente, oltre che noi come salute. Ma io credo che non si possa prescindere da una fratellanza con tutte le specie della terra. È ovvio che oggi parlare di questo equivale un po' a un pensiero utopico, perché la realtà è talmente imbarbarita, che è talmente devastante che è impossibile purtroppo immaginare un mondo dove anche gli animali abbiano il rispetto che meritano. Però credo che pian piano anche solo una maggiore sensibilità all'argomento, anche solo un riconoscere gli animali come degli individui, che poi è quello che è la grande sfida filosofica dell'antispecismo. Sì, perché è un salto in più rispetto all'animalismo. Oggi come oggi si delineano in fondo due categorie di pensiero: l'animalismo, ovvero l'assistenza agli animali visti come fasce deboli, come esseri inferiori da difendere, e l'antispecismo, che è ancora un salto molto più rivoluzionario, cioè vederli uguali a noi, persone, anche se diverse dalla forma. Sì, infatti questa è anche una delle dicotomie, diciamo, interne al pensiero filosofico anche nel passato, perché ad esempio pensatori come Pitagora, ad esempio, rispetto ad altri che agivano più su un connotato morale, ma non su un riconoscersi in un altro essere, nel dichiarare l'eguaglianza tra tutte le forme di vita del pianeta. C'è sempre stata, credo che già arrivare a una tutela degli animali sarebbe già c'è enorme, sì. Però credo che il vero passo sia proprio quello di semplicemente guardarsi allo specchio di fronte a delle specie diverse e capire che non c'è una vera differenza. In realtà c'è differenza ovviamente di forma, di linguaggio, di cultura, di tutto quello che vogliamo, ma in fondo quando credo che chiunque abbia un animale e lo guarda negli occhi, se non si mette nel ruolo del padrone o non mette l'animale nel ruolo dell'animale o del peluche animato, eccetera, c'è un momento in cui si riconosce un individuo che ha la propria personalità, e questo credo ognuno lo sappia. Certo, in questo bisogna togliere di mezzo i cacciatori, che chiaramente i loro animali sono degli schiavi che servono solo per il loro divertimento di sangue. Purtroppo è un'aberrazione. Sì, tant'è che quando poi è già successo, i giornali ne hanno parlato, quando poi non li servono più, li ammazzano tranquillamente come fossero dei nazisti che sparano a dei poveracci e li sotterrano sommariamente nei boschi. Questo è successo, cronaca, quindi ecco. Quindi, ma sono degli oggetti per i cacciatori, li affamano per farli... Certo. Certo. Cercare meglio le prede. Ma io dicevo che in questo caso si deve parlare di un compagno che ti fa scorgere appunto nei suoi occhi un riflesso tuo personale. Bisogna andare tra le persone normali, cioè quindi persone che non sono bramose di sangue ma sono aperte alla vita, ecco. Io andrei con un po' di musica, sono gli Hong Kong, Oh God.
torniamo a noi e allora continuiamo questo bel discorso filosofico che mi piace molto, mi trovo anche molto d'accordo, ci mette anche a confronto con una realtà piuttosto assurda, perché è veramente, io credo, un bug in questo momento nell'umanità, questa condizione degli animali, della sofferenza degli animali, che tutto sommato non è che suscita poi tutta st'indignazione, a parte nelle nicchie, sempre più grosse per fortuna, che sono quelle degli animalisti, gli antispecisti, però non è che appaia molto questa situazione. Ma io vorrei dire una cosa, che non è proprio così secondo me, tant'è che ad esempio i macelli non vengono mai messi in maniera molto evidente, vengono un po' nascosti, perché è evidente che anche gli addetti ai lavori si vergognano di quello che fanno, sono consapevoli, ma il guadagno sovrasta la loro vergogna evidentemente. Però nascondono, certo, ma è una realtà nascosta, e chi è cosciente di questa realtà lo sa perché è nascosta, è ovvio, perché c'è una... E invece c'è la maggior parte del pubblico che accetta la pubblicità della fettina, del precotto, eccetera, esatto. Eccetera. È una sorta, secondo me, di ipnosi collettiva che porta a dimenticare una realtà che purtroppo sta sotto gli occhi di tutti, ma è al tempo stesso invisibile, perché è nascosta appunto dietro dei muri di cartapesta che se uno non va a grattare non scopre niente. Secondo me il dramma vero, cioè una delle cause, è proprio il fatto che a livello filosofico, diciamo concettuale, pensiero, anche ai livelli, diciamo, tra virgolette, più elevati, come ad esempio nelle università, si abbraccia un modello filosofico culturale che non riconosce negli animali degli esseri senzienti, fondamentalmente, perché si abbraccia quel pensiero meccanicista di Cartesio, secondo cui gli animali sarebbero dei poco più che degli automi. Poi fanno esperimenti di una crudeltà immane, per dire: ah, ma pensa, possono provare la paura, oppure provano il dolore. Suscitano la depressione per poterla sperimentare e curare, e cose di questo genere. E che non ha senso dal punto di vista scientifico, e secondo me delimita proprio un voler tutelare un pensiero che fa comodo per degli interessi, per dei guadagni, perché quelle posizioni lì di Cartesio, il meccanicismo, sono scientificamente indifendibili e direi più che superate. Già il fatto stesso che quando un animale fa qualcosa di intelligente si dice che è per istinto, è l'antiscientifico, certo, per antonomasia, perché è un dogma praticamente, certo. Quindi anche noi parliamo per istinto, tutto quello che facciamo è per istinto, no? Ecco, tu parlavi della ricerca e delle sperimentazioni, parlando con degli scienziati che si sono dissociati, loro dicevano che ti inculcano il fatto che sono proprio degli oggetti, perché sennò non lo accetteresti, è impossibile accettare una cosa del genere, fare questi esperimenti su degli esseri coscienti, senzienti. Quindi ti inculcano la mentalità che sono degli oggetti. Come diceva Marco, però questa cosa qua avviene già nell'università, là, certo, dove c'è un certo livello culturale più elevato. Però bisogna dire una cosa, che nelle università, le università sono praticamente state colonizzate dagli skeptics, cioè da docenti che vivono proprio sul pensiero occamista, e quindi addirittura lo sbandierano come un metodo scientifico, dimenticando che esiste quello galileiano. E quindi insegnano ai ragazzi il materialismo, insegnano ai ragazzi che gli animali sono oggetti, come dicevate, e lì il punto è una catena da spezzare, perché poi questi diventano involontari, o magari sono pure pagati, involontari, diciamo, fruitori o comunque garanti del fatto che poi si arrivi all'esperimentazione animale con ingenti guadagni da parte poi di chi commercia in animali. C'è una catena da spezzare, ecco. Lo so, ad esempio SS Gaia ha fatto già a suo tempo una petizione online per introdurre il rispetto degli animali nelle scuole. È stato
una cosa pazzesca, cioè in poco tempo 30.000 firme, perché tutti vorrebbero questa cosa. Ovviamente invece il Ministero dell'Istruzione no. Ma, ma certo, perché sono vivi settori. Ma perché sono contaminati dall'occamismo, sono contaminati da questi presunti parascientifici che si propongono, perché hanno una laurea in tasca, si propongono come il farmacista del paese di una volta, che diceva: io so tutto, faccio tutto, tutto quello che volete, io so anche la morale della situazione. È pazzesco, ma bisogna rompere, secondo me, spezzare quella catena lì, perché allora le università, come diceva Marco, potrebbero essere finalmente libere e creare veramente una nuova categoria di persone libere che pensano con la loro testa. Certo, appunto la cosa che fa impressione è che diciamo questi discorsi si facevano già all'inizio del Novecento, per dire, ci furono in tutta Europa proteste contro proprio la vivisezione, la sperimentazione animale, solo che all'epoca erano più portate avanti da un, tra virgolette, un'elite culturale, diciamo, erano portate avanti da persone di un certo rango sociale, diciamo. Oggi sembra quasi un po' l'opposto, perché l'impressione è che siano proprio le masse a avere questa sensibilità, avere questa consapevolezza, e che ci sia dall'altra parte. Ovviamente ci sono anche dei ricercatori, scienziati, dei luminari che hanno questa consapevolezza. Certo. Però dall'altra parte c'è questo muro di... Un muro di potere, occamisi. Poi alla fine. È il potere quello. Sì, di soldi, denaro. Zeitgeist, di pensiero dominante, diciamo, mm-hmm. che è incentivato da un giro d'affari che è miliardario a dir poco, che fa veramente muro, non si può avere dialogo con queste persone su questi temi qua, perché sono, come diceva Rosalba prima, indottrinati, è un dogmatismo, non è una ricerca scientifica, esatto, ci sono dei dogmi che non vanno, è come l'ipse dixit di qualche tempo fa, mi viene da ridere che queste persone magari difendono si appellano alla rivoluzione scientifica, all'illuminismo come grande rivoluzione che ha liberato, no, dal dogmatismo della Chiesa dell'epoca, e oggi loro sono in quei panni lì e tra l'altro i loro stessi diciamo idoli, che possono essere i maestri dell'illuminismo, non so, penso a Voltaire, lo stesso Kant, certo. Erano dall'altra parte della loro barricata, perché verissimo. Sia Voltaire che Kant proprio sull'animalismo erano molto contrapposti alla visione. Ma c'è tanta ignoranza a questi ragazzi, questi occamisti, non li vanno a raccontare queste cose qua, non li vanno a raccontare che questi luminari nella loro coscienza, nella loro conoscenza erano arrivati a capire che gli animali sono esseri senzienti. Stanno ben zitti, perché evidentemente hanno degli interessi. Sì, Veronesi l'ha detto molto chiaramente questa cosa, lui diceva: io posso, purtroppo è mancato, peccato, ma diceva: io posso contrappormi a questo pensiero, ma un giovane che vuol fare carriera non può, perché si trova la carriera stroncata, non può opporsi alla vivisezione, non può dire che la carne fa male, non può, perché si trova subito fuori dal giro. Può andare a lavorare nei campi, che ce n'è tanto bisogno, ecco. Allora... Certo che è proprio tutto un sistema che anche adesso che l'OMS ha dichiarato che la carne fa male, non si può comunque dire non che la carne dire, no. fa male, perché è evidente che ci sono degli interessi spropositati, cioè, basta pensare ad esempio alle università di veterinaria o di agraria, che preparano proprio all'uso degli animali come cibo, che è una cosa che non ha senso. Allevano schiavi su schiavi per essere condotti alla tortura e alla morte continuamente, miliardi, miliardi ogni giorno. Certo, e pensiamo che giro d'affari ci deve essere. Cioè, mi sembra molto semplice come in realtà sia tutto... Collegato, sì. Basato su un giro di affari che è anche molto squallido, direi, perché immaginandoci noi al posto degli animali, una specie aliena che fa quello
a noi. A noi. Sarebbe terribile. Cioè, terrificante. Neanche il peggior racconto di fantascienza potrebbe dire una cosa del genere. Pensa, nuclei familiari che vengono divisi. Ma mi ricorda quello che è successo agli ebrei, senza fare parallelismi che possono offendere lo specismo ebraico, ma gli ebrei quando sono stati divisi, separati, bambini, dalle madri, dalle madri dai mariti, cioè è stata una cosa veramente terrificante. È solo che non si riesce a vedere la stessa cosa in quello che capita agli animali, ma perché c'è questa ideologia di fondo che dice che gli animali non sono senzienti. È una sorta di tabù, non ci arrivi. Andiamo con un brano, La Graal, il mio gruppo, con Matty Groves. First one of the year, Lord Darnley's wife came into church, the gospel for to hear. And when the meeting it was done, she cast her eyes above, and there she saw little Matty Groves walking in the crowd. Come home with me, little Matty Groves, come home with me tonight. Come home with me, little Matty Groves, and sleep with me tonight. I can't come home, I won't come home and sleep with you tonight. By the rings of finger I can tell you, our Lord Darnley's wife. Darnley's not at home, for he's out in the far cornfields, bringing healers home. And the servant who was standing by and hearing what was said, his son of Darnley he would know before the sun was set. And in his hurry to carry the news, he bent his breast around. Struck the very first blow when he heard Lord Donaldson.
Torniamo a noi, gli argomenti sono tantissimi, sono tutti abbastanza, come dire, pesanti come argomenti, però bisogna affrontarli, perché se non se ne parla mai non si cambierà mai una mentalità, ed è proprio la mentalità che a mio avviso deve cambiare per cambiare una situazione. Ah beh, sicuramente, perché non so... Quando nella storia, quando le cose sono cambiate, è perché è cambiata la percezione di quell'evento. Finché, non so, le persone di colore di una pelle diversa erano considerati degli automi, come oggi gli animali, era tollerato lo schiavismo. Certo. Quando è cambiato il punto di vista di chi osservava la scena, della popolazione, quindi è una cosa culturale, allora è diventato inaccettabile. Ma senza andare troppo in là, ad esempio, guardiamo solo i movimenti operai. L'operaio del Novecento, era più o meno il Novecento, era considerato praticamente uno straccione, un paria, uno che doveva stare lì al suo posto, non disturbare, perché serviva in quel modo lì alla società. Era insomma anche lui un animale che veniva sfruttato, parassitato dai ricchi, dai borghesi e cose di questo genere. C'è stata tutta una rivalutazione di coscienza, tant'è che poi si diceva che i comunisti mangiavano i bambini, addirittura no, cioè la loro anormalità di ribellarsi della loro situazione diventava poi veramente un'enormità. Adesso con gli animali è la stessa cosa. Purtroppo è così. Adesso prima parlavamo dell'alimentazione, ad esempio l'alimentazione forse è proprio la cosa più eclatante, perché è massificata in miliardi e miliardi e miliardi di schiavi che ogni momento muoiono e sono sotto torture atroci. Ecco, l'alimentazione è qualcosa che riguarda anche ognuno di noi, perché l'alimentazione carnivora fa male. L'OMS, lo dicevi tu prima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha decretato che la carne può produrre il cancro. E però tutto questo viene passato nel dimenticatoio. La Lorenzin, il ministro della sanità, ha detto che tanto la carne italiana non ha questo problema, si vede che non è carne, non so da dove, sono degli alieni che fanno... quindi l'alimentazione già è una cosa enorme, se dovesse già solo cambiare quello risolverebbe non solo la sofferenza animale, ma anche i problemi di salute nostra e anche di problemi ambientali. Ma sì, che poi voglio dire, nella storia dell'uomo tutto questo consumo di carne non c'è mai stato, cioè l'uomo non è nato per quello, cioè basta guardarci e guardare i denti che abbiamo, i denti che ha un onnivoro che può essere un cane, è completamente diverso, cioè non siamo in grado noi proprio di mangiare la carne ad esempio cruda. Non siamo fatti per quello, è una forzatura che è stata imposta evidentemente per interesse economico, ma magari anche ideologico, è stata imposta all'umanità intera, e come sappiamo che dietro a questi guadagni, come c'è chi le multinazionali vendono tabacco, vendono alcol, vendono anche la carne, sappiamo tutti che queste cose fanno male, però sono sponsorizzate, sono incentivate, certo. Esatto, c'è appunto un interesse economico non indifferente, e c'è un'ideologia dietro che purtroppo lo sostiene, come per l'industria della carne, cioè dell'alcol o del tabacco, hanno l'immagine del cinema, dell'attore che fuma ed è figo perché fuma, così l'industria della carne
ha degli sponsor diversi, che sono quelli appunto delle vari ministeri o vari università, che dicono no, la carne fa bene. Cioè, addirittura viene, io mi ricordo un libro di testo che ho studiato per prepararmi un esame universitario, che diceva è vero che i vegetariani vivono più a lungo dei carnivori, ma questo non è perché la carne fa male, ma perché i vegetariani di solito hanno uno stile di vita ascetico, più salutarista. E cosa vuol dire? Ovvero non mangiano la carne. Esatto. No, non lo so cosa vuol dire, però sì. È un libro di testo. E questo è il tipo di mentalità con cui ci si raffronta, dove i dati contano poco o nulla, quello che conta è vendere un'ideologia che poi, appunto, ripeto, non ha mai fatto parte della storia dell'uomo, perché i nostri antenati più recenti la carne la vedevano col binocolo, credo, magari veniva visto come magari uno status sociale. Vero. Che la mangiavano una volta a settimana perché era una cosa da ricchi e quindi la mangiavano per quello, non perché gli piacesse. Invece i ricchi avevano la gotta perché sì, si ammalavano, esatto. Ma forse non era carne italiana quella lì. Sì, non era carne italiana, è vero. Ed è nato questo mito. Ma se andiamo ancora più nel passato, cioè vediamo anche le popolazioni che non hanno seguito questa parabola storica, non hanno aderito a queste ideologie storiche, che sono vegetariane, ce ne sono una quantità smodata nel mondo, ma anche rimanendo qua in Europa, già ai tempi dell'antica Grecia c'era un forte movimento vegetariano, chiamiamolo così. E poi la grande maggioranza della popolazione ha vissuto di quella dieta lì per millenni, ma da sempre. Cioè, è molto più semplice raccogliere un frutto. Certo. Che... Oltretutto, anche quando si parla di nativi, molte volte si pensa che i nativi siano per forza cacciatori, mangiatori di carne. In realtà non è neanche vero questo, perché quei nativi forse contaminati dalle grandi religioni può essere, però quelli puri no, quelli puri sono vegetariani e vivono più a lungo, tra l'altro. Ci sono delle popolazioni native che arrivano anche a 120 anni. Eh sì, che ad esempio gli Uzza, mi pare, che sono venuti agli onori della cronaca recentemente. Ma mi sembra talmente ovvio che per chi ha un rapporto con la terra, con le stagioni, con chi deve avere il proprio sostentamento dal proprio lavoro e dalla terra, è talmente più comodo, è talmente più naturale, è talmente più efficiente coltivare che cacciare o allevare. Certo. Che non si capisce proprio da dove arrivi? Da quale perversione arriva un'ideologia del genere? Ma dobbiamo, secondo me, valutare alcune cose. Come si diceva prima, sono problemi di denaro, sì, ma anche di ideologia, come dici tu. Perché tutto sommato nascono in precisi momenti questi discorsi qua. Perché nell'antichità più remota, come le tradizioni riportano, sia quelle aborigene, sia quelle, diciamo, occidentali, che Dio nella Bibbia e il Dio creatore degli aborigeni australiani dicono la stessa cosa: non dovete cibarvi di altre creature viventi, ma solo dei semi e dei frutti che crescono dalla terra. Questo nella tradizione è andato avanti tantissimo tempo. Anche lo sciamanesimo druidico, ad esempio, ha sempre utilizzato un'alimentazione che oggi potremmo definire di tipo vegan, perché non è mai stato impiegato diciamo il corpo di creature viventi. È solo che dopo le grandi glaciazioni, al termine delle grandi glaciazioni, il cosiddetto patriarcato, cioè fatto di guerrieri, di bande di disperati, si è proprio proposto e ha disposto che la carne diventasse mangiare carne diventasse un elemento di conquista sulle altre creature viventi. Tant'è che all'inizio addirittura anche le donne venivano macellate.
questo si sa poco, però nelle tradizioni più recenti si riporta anche questo, oltre che gli animali. E proprio, infatti, il patriarcato oggi come oggi è basato solo sull'aspetto maschile, e quindi proprio si evidenzia questo aspetto, diciamo, patriarcale. E penso che sia tutto lì, sia un'ideologia. Del resto noi abbiamo un papa, con rispetto parlando, che si vanta di aver voluto, di voler da piccolo diventare un macellaio, si vanta comunque di mangiare carne alla mensa tranquillamente con gli altri, cioè non manifesta un senso di pietà come dovrebbe manifestare. Ma potrebbe farlo, potrebbe sì, salvare potrebbe salvare un sacco di esseri, ma nella sua enciclica, che tanto è stata annunciata e lodata, Laudato Si, parlava, difende la vivisezione. Sì, sì, certo. In definitiva anche lui evidentemente viene a compromesso tra quello che è la sua anima istintuale di patriarcato a quello che può essere una sua ideologia, forse di amore. Ma non so, comunque non vorrei fare un discorso che diventi anticlericale, perché non è questo lo scopo di questa trasmissione. Però sono fatti che ci sono fatti. Quindi è chiaro che poi la gente va dietro a queste cose qua. Adesso arriverà la Pasqua e nella Pasqua ci sarà un massacro di agnelli, perché sarà normale. Esatto, sarà normale pensare che gli agnelli vanno massacrati. Cioè, quindi quel comandamento che dice non uccidere, evidentemente non vale per le altre specie. Specie che non siano umane, siamo di nuovo al patriarcato. Questa cosa qua vale solo per il patriarcato, non per quelli che sono esclusi dal patriarcato. Le donne devono fare attenzione, secondo me. Andiamo con un po' di musica, di nuovo Lab Graal con The Lark in the Morning. She whistles and she sings as she goes home in the evening while you are on the wing. Roger the flyboy, he is a dashing blade. He goes whistling, singing for your home to let the shade. He met your duck as Susan, she handsome, I declare. She far more exciting than the bird on the air. On the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the dew on the breath. I like the jolly blowboy, she whistle and she sing. And she goes home in the evening while the dew are on the wing. And they're coming home from the refuse of the town. The middle bee are moving on the cross and drink her down. And they still chance to tumble around the new mohay. Or kiss me now or never born unless they wouldn't say. She goes off in the air with the dew on the breath. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes home in the evening where a dew are on the wing. When 20 lock we wear and over in the past, her mommy has the reason why the tick around the west. It was the pretty plowboy the girl didn't say. For he asked me for to tumble her the new a moving hay. Oh, the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the dew on the breast. I like the jolly blowboy, she whistles and she sings. And she goes off in the evening when the dew on the wing. Yes, head to blowboy, wherever you may be. To like to have a bonny lass sitting on your knees. A pint of Worcester porter, who whistle and he sing. The plowboy is as happy as a prince or as a king. Oh, the lark in the morning, she rises for her nest. She goes off in the air with the dew on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes off in the evening where the dew are on the wing. She goes home in the evening where you are on the way.
Here's a hat to you plowboys, wherever you may be. That light you have a bonny lass sitting on each knee. With a pint of good strong powder, he'll whistle and he'll sing. And the plowboy is as happy as a prince or as a king. The lark in the morning, she rises for her nest. He goes off in the air with the bugle on the breast. I like the jolly plowboy, she whistles and she sings. And she goes on in the evening where you are on the ring. Oh, the lark in the morning, she rises for her nest. She goes Torniamo a noi e diamo un po' di annunci. Abbiamo parlato di ecospiritualità e allora ricordiamo che tutte le prime domeniche del mese all'ecovillaggio di Dreamland si svolge la giornata dell'ecospiritualità. Il programma della giornata dalle ore 16 prevede una visita al grande cerchio di pietre, il tempio dell'ecospiritualità, con funzioni archeoastronomiche, con i simboli riferiti al mito celtico del Graal. Durante la visita è possibile anche sperimentare le proprietà terapeutiche dei menhir. C'è un mercatino dell'usato dedicato agli animali in difficoltà assistiti da SOS Gaia, il gazebo della grotta di Merlino, dove il ricavato è destinato agli animali in difficoltà, laboratorio di divinazione con gemme, tarocchi, rune, radiestesia, la raccontamante, storie di animali su ordinazione a cura di Anna Maria Bonavoglia. Alle 17, stage dimostrativo di Kemovad, l'antica arte druidica del gesto. Alle 19, meditazione collettiva con l'antica musica sciamanica del flauto di Giancarlo Barbadoro. E alle 20, il buffet vegano, che dà sempre tante soddisfazioni. Che è una cosa meravigliosa. Sì, ma diciamo che tutti vengono per quello. Poi, vabbè, sopportano tutte le altre cose, ma alle 20 c'è il buffet vegano. Anche se, perché c'è da dire che vegano va bene, ma buono ma è questo, un'altra ma cosa. Esatto, ma questo buffet è veramente delizioso. Delizioso. Dobbiamo anche dire che è frutto di tutti i volontari di SOS Gaia che si sono veramente ingegnati, sono diventati tutti quanti degli chef sopraffini, tutti quanti, davvero. Poi c'è un cineforum alla sera dopo le 21.30 e questa volta è prevista la proiezione su maxischermo del film Hereafter. Esiste la vita dopo la morte? Di Clint Eastwood con Matt Damon e Cécile de France e seguiremo un dibattito. Tutto questo domenica 2 aprile dalle ore 16 all'ecovillaggio di Dreamland, Parco La Mandria, via Giovanni Agnelli 2, Fiano. L'ingresso ovviamente è libero, informazioni 011 9234 625 oppure 011 530 846 www.dreamlandfoundation.net. Abbiamo parlato di Kemovad e allora diciamo anche che la Kemovad sta allargando i suoi confini. Ci sarà presto un corso di Kemovad all'Uni3 Torino Metropolis a maggio, il 2, il 9, il 16 e il 23 di maggio. 4 lezioni dalle 16.30 alle 17.30 presso la palestra dell'Istituto Sommelier di Corso Duca degli Abruzzi 23, quindi presso l'Uni3 Torino Metropolis. Chi vuole approfondire può telefonare a 333 415 1945, ripeto 333 415 1945. Ci sono anche altre palestre che fanno continuamente degli stage, delle dimostrazioni e comunque si può sperimentare la Kemovad, che ricordiamo è una meditazione in movimento in cui attraverso la quale con molta facilità si può raggiungere un benessere psicofisico e con prospettive anche di tipo mistico. Si può sperimentare alla palestra della Scuola Media di Fiano Torinese, via Castello 7, al sabato dalle 18 alle 19.
e alla palestra del Liceo Artistico Passoni di Torino in via della Cittadella 3 i venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Informazioni al sito www.chemovad.org oppure 011 530 846. Vado avanti con alcune informazioni. La rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com approfondisce tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri. E poi parliamo un attimo, anche facciamo un piccolo excursus su quello che succederà il 27 maggio a Torino. Ci sarà una grande manifestazione nazionale contro gli zoo e la svendita del patrimonio pubblico, organizzata da SOS Gaia insieme alle associazioni EMPA, LAC, LAV, LEAL, Legambiente, LIDA, OIPA, Pronatura, quindi le maggiori sigle dell'animalismo italiano, e molte altre che stanno aderendo. Organizzeremo quindi una manifestazione nazionale per protestare contro il progetto della riapertura dello zoo di Torino in Parco Michelotti. Abbiamo parlato di animali e impensabile che dopo 30 anni a Torino si riapra uno zoo. È un qualcosa che è inaccettabile, molti cittadini, quasi tutti, non lo vogliono questo zoo, e questa amministrazione aveva promesso che non ci sarebbe stato, e invece sappiamo benissimo che è stata la precedente amministrazione a firmare il decreto proprio pochi giorni prima che si insediasse quella nuova, ma quella nuova non sta facendo niente per bloccare questo progetto scellerato, e quindi rischiamo che ci ritroveremo una riapertura di uno zoo proprio nel momento in cui in tutto il mondo vengono chiusi gli zoo, perché è impensabile che ci siano dei luoghi di detenzione per animali. L'amministrazione attuale trova come motivazione il fatto che dovrebbe pagare una grande penale milionaria. Non è vero, non è assolutamente vero, è infondata questa notizia. Abbiamo interpellato giuristi, avvocati, è infondata la notizia, quindi non si capisce perché non blocchino il progetto. Oltretutto non è neanche partito il progetto, non esiste ancora niente. E quindi sappiate che il 27 maggio ci sarà questa manifestazione nazionale. Nel frattempo vi invitiamo a firmare la petizione online che si chiama No agli zoo e a mettere un like alla pagina di Facebook No agli zoo. Tutto questo e molto altro su www.sos-gaia.org. Dopo questo lungo pippone, vi ho uccisi voi due qui al mio fianco. Cosa ne pensi, Marco, di questa cosa dello zoo? Visto che anche tu sei di SOS Gaia e stai partecipando attivamente. Mi sembra un balzo nel passato, veramente, perché mi chiedo oggi che senso abbia aprire uno zoo. Cioè, quale mente folle può pensare che sia una buona idea per una città che vuole anche essere culturale e all'avanguardia, quella di mettere degli animali in mostra per chissà quale divertimento, anzi secondo me sembra per la depressione dei visitatori, perché l'unica cosa che può suscitare uno zoo secondo me è quella. Tra l'altro era stato chiuso a Torino perché la popolazione lo richiedeva e nessuno lo andava a vedere perché era di una tristezza infinita, incredibile. Sì. Non capisco come è fuori dal mondo questa sì, cosa. Sì, poi adesso magari danno un altro nome alle cose, no? Lo chiamano in un altro modo, come se fosse questo cambiasse la realtà delle cose. È totalmente anacronistico e non vedo proprio come pensano che togliendo tutta la componente etica, che magari non tutti possono pensarla allo stesso modo, ma io mi chiedo, dal punto di vista commerciale, puramente economico, come possono pensare che una cosa del genere possa sarà un fallimento? Ma è ovvio, perché anche tutti gli zoo nel mondo non mi sembra che se la passino tanto bene. Infatti. Quindi non riesco proprio. Ci devono essere. Qualche motivo che non conosciamo, è evidente. Ci deve essere qualche interesse ideologico. Anche magari.
Tu avevi fatto... Sì, volevo concludere con una citazione, visto che si parlava di un arco di tempo piuttosto ampio. Mm-hmm. Noi nel nostro libretto Tutti i figli di Madre Terra, edito dalla Triskel, che si trova anche in ebook, vorrei leggere semplicemente quello che ha detto Giordano Bruno prima appunto di essere stato assassinato, e che non ha detto solo delle cose relative, diciamo, al fatto che l'uomo non è solo nell'universo, che esistono creature che sono più evolute dell'uomo ma non sono angeli o cose di questo genere, per cui tutto questo l'ha portato al rogo. Ma lui ha detto anche un'altra cosa, una delle sue citazioni: l'anima dell'uomo e quella delle bestie sono dello stesso genere, esse differiscono solo a causa di disposizioni esterne. E di nuovo siamo l'ideologia. Probabilmente la stessa ideologia che sta guidando in questo momento la costruzione dello zoo di Torino, perché sappiamo che diciamo che il factotum è un prete, quindi sì. C'è niente da dire. Vabbè. Senza essere anticlericali, sia ben chiaro, ma okay. Diciamo le cose come stanno. Allora, io credo che il tempo a disposizione sia terminato, andiamo con l'ultimo brano, che sono i Wolfstone. E ringraziamo Marco di questa occasione che ci hai dato di parlare di cose che sentiamo molto e che abbiamo potuto approfondire con i tuoi dati. Grazie a voi. Spero che sarai presto nostro ospite ancora. Volentieri. Salutiamo Giancarlo. Un saluto a tutti gli ascoltatori. E salutiamo tutti voi. Vi saluta Rosalba. Alla prossima. Ciao.